Vabbè, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ecco, brava. Siamo in una delle mie ormai dirette che sto facendo da un bel po', nelle quali invito amici che ho su Facebook che sono impegnati in diversi ambiti dell'arte. E questa mattina per me è un onore avere qui l'attrice e cantante Valentina Oliva, che invito subito a presentarsi. Ciao Francesco, e ti ringrazio per avermi invitata nelle tue dirette. Io ho 20 anni, sono di Domodossola, però vivo a Milano e sono Valentina Oliva, come diceva Francesco. Sono un'attrice cantante e studio presso On Stage Academy di Milano con Cristina Rampini e Manuel Gervasoni. Studio Che canto, salutiamo. recitazione, che salutiamo, esatto. E studio con loro canto e recitazione e ho iniziato con loro il mio percorso di studi professionali. Però studio anche pianoforte, teoria e solfeggio musicale e interpretazione vocale, tutte materie che mi permettono di conseguire o comunque di studiare per conseguire il diploma di canto pop al conservatorio. Quindi, insomma, mi sto anche affrontando questo percorso nel frattempo. Insomma, hai trovato vari punti affini tra il canto e la recitazione. Sì, esatto. Li hai Diciamo uniti? che uno dei dogmi che i miei insegnanti appunto ci trasmettono è proprio quello di fare più cose possibile, di fare più esperienze possibile per completarsi sempre di più e per imparare sempre di più. Quindi sto cercando appunto di imparare da tutti gli ambiti, quelli che mi competono. Certo, questo è molto importante, sicuramente. Sì. Se ti va, mi presento anch'io. Prego. Allora, di nuovo buongiorno a tutti. Mi chiamo Francesco Amendolia. Valentina è riuscita a nominarlo perfettamente il mio cognome. Di solito lo sbagliano tutti. Sono un chitarrista. Precisamente mi piace rielaborare pezzi famosi pop italiani e internazionali sulla chitarra. Qualcosa l'ho fatta ascoltare a Valentina e spero che le sia piaciuta. Assolutamente, piacerà a tutti, ne sono certa. Grazie mille. Ovviamente ho studiato anch'io e tuttora studio perché non si smette mai di studiare. Ho studiato al Conservatorio Francesco Cilia della mia città, quindi di Reggio Calabria. Spero che ci stiano seguendo anche della mia città, dalla tua, ma da tutta Italia, ovviamente. Sì, da Queste nord a sono sud, proprio agli appunto. estremi. Sì, praticamente siamo agli Sì. estremi, si può dire. Come spesso ho detto, queste sono dirette che ho concepito così, come esperimenti, e sono per lo più chiacchierate tranquille, informali. Ma anche perché ci sono regioni in cui non si può andare al bar, e questo l'ho concepito come se fossimo al bar, Ah, come se ok. stessimo prendendo un caffè. Tipo qui non si può, quindi va bene. Sì, se vuoi lo vado a prendere un caffè, lo porto a tutte e due. Quindi queste sono chiacchierate molto informali, ecco, però con l'occasione si possono, appunto, si può imparare tanto, almeno è quello che io ho visto in queste dirette, perché ascoltando le storie degli altri puoi appunto imparare tanto dalle esperienze che ti vengono raccontate, e se ti fa piacere qualcosa di te ce la racconterai anche tu questa mattina. Certamente, certo, volentieri. Inoltre mi piace che siano interattive, quindi sperando che ci sia gente che ci stia Sì. guardando, qui nei commenti potrete farci tutte le domande che volete. Finora qui ci sono dei saluti di due nostri amici, di Cristina Rampini, appunto, che risalutiamo, salutiamo. e poi del mio amico Paolo Vazzana, che si è sintonizzato subito per poterci Che seguire. salutiamo anche lui. Assolutamente. Ah, Adesso la mia condivido anch'io ragazza. la diretta così. Sì. C'è anche la mia ragazza Giusy che saluto. Mano a mano Ciao, ciao. stanno aumentando. Piano piano aumenteranno. E quindi, come dicevamo, queste sono dirette che faccio con diversi artisti. In questo caso abbiamo toccato addirittura due ambiti, perché tu, se ho capito bene, Valentina, sei sia attrice sia cantante. Sì. Quindi, tra i tuoi sogni, diciamo, non so, può rientrare anche il musical. Dici qualcosa. Sì, allora io diciamo che la mia grande passione è la recitazione. Io sono arrivata on Stage Academy proprio perché volevo affrontare uno studio professionale di recitazione.
Poi sono stata convinta, un po' così a forza, potremmo dire, a studiare anche canto. Costretta. No, non proprio costretta, però insomma io non ero molto dell'idea all'inizio, però poi andando avanti mi sono appassionata moltissimo e adesso forse non saprei scindere le due discipline, nel senso che alla fine anche cantare è un altro mezzo di espressione che comunque rientra, cioè non può, per quanto mi riguarda, mi interessa cantare ma sempre interpretando, quindi comunque la recitazione torna, non viene esclusa mai. Certo. Quindi sì, il musical è uno degli obiettivi, insomma, che io spero di, cioè, degli ambiti in cui io sono fiduciosa, diciamo, nel futuro di poter lavorare. E, a proposito di questo, comincio a raccontare un po' delle mie prime esperienze. Sì. Io l'anno scorso ho avuto il mio debutto in teatro. A marzo ho debuttato con uno spettacolo dal titolo Dritto al Cuore, che è un thriller teatrale, con la regia di Vittorio Matteucci, quindi per me è stato una grandissima emozione, un grandissimo È onore una bella poter stare esperienza, là. quindi importante. Assolutamente. Sì, e come in scena c'erano Andrea Spina e Brian Boccuni, insomma, i protagonisti eravamo noi tre. Lo spettacolo è tratto da Il cuore rivelatore di Edgar Allan Poe, quindi un po' su quelle tematiche, diciamo, in quel mood. E riprende anche un po' tutte le atmosfere di Hitchcock, le musiche, quindi molto, insomma, sono uno spettacolo che a me sarebbe piaciuto anche vedere da spettatrice, quindi sono stata molto contenta di farne parte. E, tra l'altro, è stato scritto da una ragazza giovane che è Alice Gallo, quindi è, insomma, un bel progetto, un bellissimo progetto. E questa ragazza la E conosci oppure la salutiamo a prescindere? la salutiamo, non so se ci sta seguendo, la conosco sì, abbastanza. E poi invece a novembre ho avuto l'opportunità di debuttare invece, diciamo, nell'ambito più musicale, teatro musicale, insieme a I Raccontasogni. Lo spettacolo si intitola Ogni storia è la tua storia e vede la regia di Cristina Rampini e Manu Gervasoni. Manu Gervasoni che è anche parte del trio che è in scena, composto da me, Chiara Cremascuoli Che e ci altri ha due. salutato Manuel, salutiamo Quindi anche lo noi. salutiamo. Lo spettacolo, anche questo è uno spettacolo particolare e di sicuro dalle forti emozioni. Nasce da un brano di cui ti parlavo prima, che è Ti regalerò una rosa di Simone Cristicchi. Noi abbiamo Bellissimo. iniziato a lavorare questo brano per dei concorsi. Poi è diventato sempre più, diciamo, profondo anche nel lavorarlo e praticamente io in questo brano io canto e Chiara e Manuel invece fanno una coreografia. Diciamo che l'obiettivo era tirare fuori dal testo di Simone Cristicchi il senso più profondo e più Più crudo del profondo. testo, esatto, e di rappresentarlo, quindi interpretarlo in maniera teatrale. E quindi niente, abbiamo fatto così con questo brano e poi da quello siamo partiti a parlare, diciamo, a raccogliere altri brani della cultura, della tradizione italiana, quindi Gaber, Vecchioni, ma anche Nisotti, quindi Caspita. anche più vicini, insomma, ai giorni di oggi, ma un po' di tutte le fasce, no? Neck. E abbiamo toccato vari argomenti abbastanza forti e caldi. E quindi insomma è uno spettacolo che di sicuro quando esci, sia per noi che l'abbiamo fatto, sia per chi l'ha visto, ti colpisce perché ti tira un po' un pugno allo stomaco, potremmo dirlo così. E Sì, però appunto quindi colpisce anche dal punto di vista artistico, non solo tematico, immagino. sì, poi semmai lascio qualche link nei commenti della diretta, così se qualcuno ha curiosità posso Assolutamente, segnalarglielo. come ti dicevo, sei libera, siamo alla pari, cioè sono io a gestire qui, però siamo alla pari, ecco, Va bene, allora dopo sappilo. lascio il link così potete vedere. Brava, assolutamente. E allora, se tu hai piacere, volevo cominciare a suonare qualcosa. Che dici tu? Certo. Sì, Innanzitutto, assolutamente. volevo risalutare perché vedo che fortunatamente si sta connettendo gente, stanno connettendo amici. E appunto, abbiamo salutato Manuel che si è aggiunto dopo i nostri primi saluti, e lo risalutiamo. La Sì. mia amica Alexandra, Christian, Ciao, un Alessandro. saluto. Mariano, Giusy dice che le piace molto come artista. In Grazie quanto sei mille. genuina e piena di sogni, lo penso Grazie. anch'io.
web marketing artistico che invito tutti a seguire, che saluto, ci fa i suoi Ciao complimenti. Giuseppe. Esatto, quindi nella persona di Giuseppe. E Esatto, poi così il ti lo scrivo. mio amico Gianni. Vabbè, ovviamente anche se non li ho messi in Ciao. sovraimpressione, tutti i miei amici anche Sì, che ho anche nominato in tutti quelli che mi hanno precedenza. commentato. Va Salutiamo bene. tutti allora. Quindi io allargo un po' lo schermo perché se non si vede niente. Ah, io tolgo l'audio così tu puoi fare. Grazie. Ok, suonerò appunto una delle mie rielaborazioni, spero che siano di vostro gradimento. E in questo caso ho pensato di suonare How Deep's Your Love dei Bee Gees. Complimenti, veramente, Grazie, bravissimo. mille. Questo è uno dei pezzi che insomma piace ascoltare sia l'originale sia la rielaborazione da cui ho preso spunto da uno dei miei chi due chitarristi preferiti. Sì. Magari l'avrei citato in seguito, ma lo inizio a citare ora, Tommy Emmanuel, che è una delle mie stelle polari, una delle mie due stelle polari, ecco. Ho È un capito. chitarrista australiano. E allora. Quindi appunto spero che sia piaciuto, già vedo qualche commento, lo spero Sono vivamente. certa di sì, però sentiamo i commenti. Sì, no, qua vedo Christian che dice bravissimo, anche lo ringrazio naturalmente, e Saltra Giusi mi fa gli applausi. Purtroppo quando scrivete gli adesivi qui non riesco a vederli, ecco, quindi sperano che siano adesivi positivi e non, non di quelli. Di sicuro. Ma senti, torniamo a te quindi. Sì. Come ti dicevo appunto prima della diretta, una delle domande che di solito mi piace fare con chi invito, no? Consiste nel dire qual è l'esperienza che ti è rimasta più impressa, sia dal lato del palco, sia dal lato della platea. Qualcosa l'hai iniziato ad accennare prima, però se vuoi appunto rispondere ulteriormente. Allora, credo di... ci ho pensato mentre, insomma, Lo dopo che tu mi hai sapevo. chiesto se ci ho pensato. Vabbè, Allora, ma non è un'interrogazione, è veramente, fai no, finta che no, no, ci lo sia una so. tazza di caffè lì vicino. No, 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 allora, devo dire che credo che la cosa che mi abbia più colpito sia dal lato del palco sia dal lato del pubblico sia... corrispondano, ma in due momenti diversi, cioè...
Dal lato del palco, credo che la cosa che mi abbia più, che mi sia più rimasta impressa sia alla mia prima, quindi il primissimo debutto, i miei Beh, primi applausi. certo. Perché alla fine dello spettacolo, insomma, quello è stato un momento emozionantissimo che non mi dimenticherò mai. Avevi il cuore che ti batteva forte. Poi io tutte le volte che sento gli applausi, anche se non sono per me, mi emoziono. Quindi quando sono stati per me la prima volta è stato forte. E dal lato pubblico, allo stesso tempo, credo, diciamo, la prima volta che sono andata al piccolo teatro, al Teatro Streller di Milano, quando ho sentito i primi applausi al piccolo teatro, quello è stato il momento dal lato pubblico che mi è assolutamente rimasto più impresso, che mi ha emozionato di più. Certo, Quindi un po' in un assolutamente. certo senso coincidono, perché si parla sempre di applausi, Sì. però appunto in due situazioni diverse. Combinando gli applausi mi viene in mente una carriera di un mio concittadino, in un certo senso, stessa carriera che auguro anche a te, ovviamente. Sto parlando di Marcello Fonte, penso che hai sentito nominare, è originario di qui. Precisamente è nato a Melito, che è una cittadina della provincia di Reggio. Poi è passato a vivere ad Archi, se non mi sbaglio. Saluto tutti i miei amici di Archi, che è una frazione sempre di Reggio e che ci stanno seguendo. Poi da lì, insomma, si è spostato, se non mi sbaglio, verso Roma. Non vorrei dire una cosa sbagliata. Comunque è andato via e adesso è l'attore che tutti noi conosciamo. Ed è famosa ormai è famosa quella sua frase sugli applausi. Insomma, che dice che gli si ricorda il rumore della pioggia sulla lamiera del soffitto, no? Però non era pioggia, erano applausi quelli veri Sì, e propri. è vero. Sì, no, Quindi mi gli applausi auguro. sono sempre un momento particolarmente emozionante, indipendentemente da per chi sono, quando sono, cioè in qualsiasi contesto. Trovo che siano, ma perché uniscono tutti, cioè c'è un momento in cui tutti sono effettivamente uniti diciamo, celebrare la stessa cosa. Sì, Quindi certo. mi Comunque, piacciono oppure quando ti moltissimo vedi i film. riconosciuto, Sì, esatto, sia insomma. per te ma anche per qualcun altro, cioè è comunque qualcuno tutti uniti per qualcosa e quindi mi emozionano. Vedo che c'è una domanda per te qui. Vabbè, dopo leggo anche gli altri complimenti che ringrazio che ho ricevuto. Allora, Alexandra ci chiede, quindi Valentina, stai facendo anche scuola di recitazione? Sì, esatto. Io in realtà ho proprio Dice iniziato. poi. No, studio in un'accademia di Milano, che è On Stage Academy, come dicevo prima, di Cristina Rampini e Emanuele Gervasoni, però io ho iniziato proprio studiando recitazione da piccolina a scuola, quindi insomma le prime cose più locali, e diciamo che la recitazione è stata l'inizio e il fil rouge poi di tutto, perché non l'ho mai abbandonata, proprio perché è la mia prima passione. Esatto, quindi appunto è tutto un filo che collega tutte le varie tue attività, ecco. Sì, esatto. Cioè, piano piano ho aggiunto delle discipline per crescere sempre di più, però la recitazione non l'ho mai lasciata. Sì, poi mi viene in mente appunto per esempio anche il canto lirico, anche lì c'è tutta la parte dedicata alla mimica facciale. Sì, io non ho mai studiato tanto lirico, No, purtroppo, però però. dico, c'è sempre una componente del linguaggio del corpo, Certo, componente che certo. non si può trascurare. Certo, certamente, questo sì. Ringrazio i miei amici Giovanni, Giuseppe Cosentino, che, come dicevamo prima, ormai web marketing artistico Giuseppe Cosentino sono sinonimi per me, penso anche Sì, per te, sì, sì. insomma. Segue Ed è stato lui, sempre, noi seguiamo sempre lui. sì, infatti. Tramite i suoi consigli, tramite i suoi suggerimenti, è stato lui a darmi la spinta finale per poter fare queste dirette. Oltre al mio amico Certo. Filippo Quartuccio, che saluto, che lui invece ha fatto dirette già di suo, è un consigliere comunale, ma ti devo dire che anche è un talento radiofonico. Cristina Sì, ti grazie, sono. dice. Sì, lo so, infatti. Cioè, è una cosa che mi affascina molto, però non l'ho mai fatta, come tu sai, Crit, che insomma, se no l'avrei fatta tramite te, quindi l'avresti saputo. Giuseppe dice, raccontaci delle tue esperienze artistiche. Ecco, vabbè, come raccontavo prima, appunto, le due esperienze più grandi sono state Dritto al Cuore e i Raccontasogni.
questi due spettacoli che tra l'altro sarebbero dovuti andare in scena, in particolare Dritto al Cuore inizio aprile e Racconta Sogni in questo periodo, ma che vabbè, sono stati fermati come tutti, come tutto dal coronavirus, però sicuramente andranno in scena e noi, Francesco, se tu riuscirai a salire a Milano, ti inviteremo. Volentieri. Poi, insomma, io, cioè io diciamo, ho sempre seguito anche diciamo, l'aspetto social, anche se non strutturato bene come Giuseppe ci insegna e ci ha insegnato in questo periodo, ma ho sempre saputo e creduto nella potenza dei social come vetrina, proprio perché hanno la possibilità di farti vedere da tutti. E quindi assolutamente ho sempre fatto video professionali e non quindi fatti con chi è capace di gestire bene le luci, i video, eccetera, ma anche fatti da sola in casa in maniera più tranquilla, diciamo. E quindi quelli si trovano sul mio canale, eccetera. Però appunto in questo periodo, grazie a tutti i consigli di Giuseppe e a tutte le live, ho iniziato a strutturare un piano invece più organizzato, di modo che io avrò Sì. pronti. Adesso non sono ancora partita con tutta la programmazione, ma quando inizierò a pubblicare video e contenuti giorno per giorno, tutti organizzati, avrò pronti i contenuti per insomma, i mesi successivi. Sì, è un utilizzo intelligente dei social che Esatto. sono molto criticati, molte volte con buone motivazioni, secondo me, però utilizzati in questo modo, perché Utilizzati in no? modo corretto sono assolutamente funzionali ai Esatto. propri obiettivi. Diventa semplicemente un nuovo modo per farsi conoscere. Sì, bisogna un po' entrare nell'ottica perché comunque magari non per tutti è proprio parte della propria anche personalità mostrarsi. Certo. Però piano piano ci si abitua a raccontarsi e a raccontare, no? Mi viene in mente Fabrizio De André, che ovviamente è tutto di un'altra epoca, seppur Certo. non molto lontana in realtà. Però mi ricordo che era stato famoso l'aneddoto per il quale lui si vergognava, in certo senso, salire sul palco. Meno male che si è sbloccato perché ci saremmo persi. Veramente. Un artista e un poeta Quindi, insomma, se anche i più di. grandi all'inizio hanno delle difficoltà di questo tipo, possiamo averle anche noi e piano piano sbloccarci. Sì, poi non aveva nulla di cui vergognarsi in realtà. Ma no, alla Assolutamente. fine sono limiti che uno si impone da solo, perché non è che poi. Cioè, c'è tanta gente che si racconta sui social perché noi non potremmo. Cioè, perché uno non potrebbe farlo in più rispetto a tutti gli altri. Però magari uno per Certo, personalità non è portato a farlo. Giuseppe aggiunge, Valentino utilizza le stories in modo strategico, raccontaci un po'. Mi dà vari suggerimenti, Giuseppe, lo ringrazio. Ecco, sì, proprio in quarantena io ho iniziato così, un po' per gioco, un po' per divertimento, a pubblicare, a chiedere insomma a chi mi segue di consigliarmi dei piccoli pezzetti di film o di serie TV da recitare nelle stories. E quindi insomma mi hanno risposto un po' di persone, non 100.000, però insomma già un Beh, certo. numero sufficiente per riuscire nella cosa. E ho iniziato a recitare appunto dei piccoli pezzetti, magari anche di cartone. Animati, dipende insomma chi mi chiede che cosa. E ho iniziato e l'ho fatto 3 o 4 volte, lo farò ancora domani o dopodomani, quindi se volete seguirmi potete suggerirmi spezzoni di tutto. E poi grazie ai consigli di Giuseppe ho deciso, oltre a pubblicare appunto pezzetto, 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 anche di pubblicare ogni due brani, diciamo, che durano 15-20 secondi più o meno il tempo delle stories, Esatto, come le anche. stories. Sì, non di più, massimo due stories, magari se un pezzettino un pochino più lungo, una frase un po' più lunga. E dopo ogni due brani pubblico un sondaggio dove si può chiedere se è piaciuto di più, cioè si può dire se è piaciuto di più uno o l'altro. E così insomma io anche alla fine ho un feedback anche di cosa piace di più, che cosa piace di meno. Tipo di solito le serie di Certo. Netflix vanno di più di tutto il resto perché la gente riguarda di più. Infatti, se mi posso prenotare quando vorrai uno spezzone di Friends, che è la mia serie televisiva preferita. Va bene, allora io quando faccio te lo dico così tu mi scrivi fresh e io poi pubblico. Senza fretta, senza impegno, quando vorrai. Sì, tipo Peaky Blinders. Io ho fatto un pezzettino di Peaky Blinders, ma ho scoperto che è seguitissima e quindi è piaciuta, cioè, insomma, ha avuto più successo del resto. Io non l'ho mai vista, tra l'altro, ma quella è una di quelle che è andata forte.
E beh, quell'occasione l'hai scoperta. Sì, esatto. E vuoi farci ascoltare qualcosa? Va bene. Vi farei sentire Sally di Vasco Rossi, ma nella versione di Fiorella Bellissima. Mannoia. Metto solo la base un attimo. Nel frattempo tolgo il microfono. Alzo il volume qua. Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Sally ha patito troppo. Sally ha già visto che cosa ti può crollare addosso. Sally è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza data per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove. Senti che bel rumore. Sally cammina per la strada sicura, senza pensare a niente. Ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti, quando uno sguardo provocava turbamenti. Quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Senti che fuori piove. Senti che bel rumore. Ma forse Sally è proprio questo il senso. Il senso del tuo vagare. Forse alla fine ci si deve sentire almeno un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento e come se fosse l'ultimo. Sally cammina per la strada leggera. Ormai è sera. Si accendono le luci dei lampioni. Tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni. Ed un pensiero le passa per la testa. Forse la vita non è stata tutta persa. Forse qualcosa si è salvato. Forse davvero non è stato poi tutto sbagliato, forse era giusto così. Forse, ma sì.
Senti che fuori piove. Senti che bel rumore. Grazie. Però si sentiva, ma la base era un po' bassa, ma l'ho alzata al massimo e questo Sì, non era. no, volevo fare delle brevi precisazioni. Penso che questa sia la cosa più complicata e più difficile per una cantante, perlomeno in queste condizioni, perché l'audio non ci viene incontro né a te né a me. Quello no, di Questo, sicuro no. quindi bisogna fare un lavoro di immaginazione per quanto riguarda la base, ma per quanto riguarda la voce c'è ben poco da immaginare. Hai una bellissima voce. Grazie, grazie mille. Infatti, Grazie anche a Christian, ecco, infatti. Christian è il precursore, ce ne sono altri. C'è mia sorella Antonella, anche se dal contatto non si può capire qual è il suo nome, Grazie, ti fa essere. È appunto grazie mille. nata quel connubio tra voce e mimica. La mia amica Narita dice si sente il cuore. Grazie E poi quest'altra giù, sì, qua li mille. fa Grazie. gli applausi. Sì, è un po' come se avessi cantato a cappella, che anche quello è complicatissimo, Ma ecco. ho visto che era bassa, però l'ho alzato tutto al massimo e mi sa che era proprio la base così. Vabbè, ma come dire, non sono attrezzature, diciamo, No, no, no. quelle che stiamo Certo. utilizzando tutti noi, ecco, no? Anche la mia, io sono solo con le cuffie, non è che c'ho questo Sì, no. grande. Poi non abbiamo, cioè, almeno io non ho un impianto, chissà come, quindi. No, no, appunto. Riascoltando le mie dirette, la mia chitarra sembra un mandolino, ma di quelli proprio rovinati. Soprattutto quando vado verso le note più acute, lì proprio raggiunge il culmine, ecco. Prima non si sentiva male. No, vabbè, dipenderà anche dalla base, ma comunque è la voce quello che ci premeva più ascoltare, insomma. Questo non ci sono dubbi su questo. Invece, quindi dicevi che per quanto riguarda la recitazione hai avuto questa idea di fare questi Sì. Sì, piccoli sketch, queste piccole scene. un po' per diciamo, interagire anche con chi mi segue, visto che magari pubblicare un video è meno interattivo, perché a parte che magari non tutti lo guardano fino alla fine, quindi già una cosa di 2 o 3 minuti magari non tutti la guardano con attenzione. Invece una storia di 15 secondi è più facile catturare l'attenzione. E poi perché credo, cioè io quando vedo qualcosa di interattivo, che mi si chiede di suggerire cose che mi. Film, serie TV, ma qualsiasi cosa che mi piacciono, comunque presi dei miei interessi, sono portata a scrivere. Quindi magari perché mi viene voglia. Quindi ho pensato che allo stesso modo chiedere agli altri di consigliarmi qualcosa che gli piace avrebbe potuto coinvolgere comunque magari la gente che mi segue, ecco. Prima che mi dimentico ti faccio una domanda, però prima saluto Giuseppe e Cristina che stanno andando in riunione. Li salutiamo. E li ringraziamo per essersi Sì, connessi, e li insomma. vediamo dopo che li vediamo oggi, se non vado in errore, spero di no, con Lella Diaz su Minstrels ci sarà la diretta. Lella Diaz che è una costumista fenomenale che abbiamo potuto vedere al Teatro Nuovo sia con Kinky Boots che con Sweeney Todd ultimamente. Ok, quindi li ringraziamo nuovamente. Prima tu hai detto una frase che ho colto lì per lì, quindi tu hai scritto qualcosa di tuo, pure, oltre a queste Scritto. attività? Sì, qualcosa sì, all'interno dei raccontasogni, come ti dice, dello spettacolo Ogni storia è la tua storia, come ti dicevo, ci sono brani cantati, quindi tratti dalla tradizione. Ecco, esatto, alle 13, perfetto, l'hai capito anche te. Quindi poi noi andremo a vedere anche di là, assolutamente. Prego. Dicevo, all'interno dello spettacolo ci sono molti brani cantati, ma ogni brano accompagnato da una parte recitata. Diciamo che l'80% dello spettacolo, cioè delle parti scritte, è scritto da Cristina Rampini. Io ho avuto l'opportunità di scrivere qualcosa, in particolare un testo sul brano dell'amicizia e uno sui sogni. Poi ogni tanto sì, scrivo, butto giù qualche cosa, ma più per me che per, cioè non ho mai pubblicato niente, a parte appunto queste 2 cose nello spettacolo, non ho mai, cioè diciamo artisticamente proprio per quanto riguarda monologhi, poesie, eccetera. Invece per quanto riguarda la scrittura di articoli
e cose varie, scrivo nel blog Minstrels, che è appunto quello dove ci sarà poi la diretta con Lella Diaz oggi alle 13. E invece questo percorso è iniziato un paio d'anni fa all'incirca. Cristina e Manuel, che sono i direttori del blog, hanno aperto questo blog per permetterci di sia di dare sfogo, insomma, alla nostra magari vena di scrittura, ma anche per permetterci di conoscere meglio il mondo dello spettacolo. Quindi abbiamo iniziato prima scrivendo, proprio all'inizio, scrivendo di un po' di tutto in generale, giorno per giorno scrivevamo articoli vari e poi ci siamo specializzati nelle interviste, nelle recensioni in particolare, e quindi adesso seguiamo praticamente, vabbè, tutti i teatri di Milano, ma anche altri teatri fuori da Milano in tutta Italia, e recensiamo le grandi produzioni, le produzioni più piccole, spettacoli di prosa, di lirica, concerti, spettacoli teatrali. Insomma, di vario tipo. Sì, e è una cosa che mi piace tantissimo, scrivere articoli di spettacolo, ecco. Si vede e si sente da come ne parli. Senti, a proposito di inediti, anche se non è un vero e proprio inedito, vorremmo suonare qualcosa se vuoi. Per lo più non è proprio un inedito, come dicevo, è un pezzo che io considero più personalizzato rispetto agli altri, che l'ho un Ok. po' più, l'ho stravolto un po' di più rispetto agli altri. Si Allora tratta collaboriamo. delle acciughe fanno il pallone di Fabrizio De Andrea. E magari per l'occasione lo riduco un po' perché se no viene troppo lungo. Allargo lo schermo. Thank you.
Mamma, complimenti, complimenti, bravissimo. Grazie. Veramente. Ti applaudirei, ma da live non è che funzioni molto, quindi. Vabbè, apprezzo comunque. No, veramente, bravissimo. Questo è un po' quello che considero il cavallo di battaglia mio, ecco, anche se l'ho appunto ridotto. Sì. Comunque, grazie mille. Qui c'è, vabbè, c'è la mia amica Annarita che fa appunto un po' di ironia, dice il brano nuovo perché è quello che con i miei amici suono più spesso in Ah, ecco. realtà. quindi fa un po' di ironia. Spero che sia piaciuto a tutti coloro che ci stanno seguendo. Ok, vabbè, se vuoi posso rispondere a qualcuna delle domande che io ho rivolto a te, Sì, dai. rispondo io. Sono curiosa di sapere quella del palco e del pubblico. Ah, ecco perché dici, ci hai pensato così tanto tu, ora tocca a te. Sì. Però io ho avuto tempo per elaborare la risposta. Lo so. Vabbè, dal lato del pubblico, quindi io ero in platea, mi è rimasto impresso un concerto a cui sono stato con Giusy a Bologna di recente, cioè qualche anno fa in realtà, ed era appunto un concerto del mio chitarrista preferito che è Tommy Emmanuel, che è appunto quello che ho citato prima. Sì. Solo che lì non ho avuto ovviamente la possibilità di avvicinarmi a lui alla fine del concerto. Invece con l'altro chitarrista, questo è australiano, questo invece è italiano, quello che sto per nominare, si chiama Gian Domenico Anellino. Essendo romano, ho avuto come dire, la fortuna di incontrarlo proprio a Roma, essendo romano lui. Sì. E sono riuscito anche ad avvicinarmi a chiedergli un autografo, ecco, perché sono queste due figure che mi hanno dato Sì. questa ispirazione, tra virgolette, no? Cioè questa spinta nel fare Certo, rielaborazioni, e certo. sono la specialità loro, pure. Però la mia radice è comunque classica, al conservatorio ho studiato musica classica, chitarra classica, e assolutamente la suggerisco a tutti. Penso che in ogni ambito è meglio cominciare dalla musica classica, dal canto lirico, se è il canto, perché c'è molto da imparare Sì, diciamo, lì c'è dalla musica. fondamento poi di tutto il resto. Sì, ti aiuta ad affrontare qualunque genere tu voglia affrontare poi in Certo. futuro. Saluto Gianluca che si è appena sintonizzato e stavolta Ciao ci saluta. Gianluca. Invece dal lato del palco mi è rimasto molto impresso Scusa, volevo una. aggiungere che, scusami se ti Beh. interrompo. Che poi con Gianluca sabato avrò l'opportunità di intervistarlo, quindi intanto lo salutiamo e ricordiamo questo appuntamento su Minstrels. E quando sarà? Sabato, giusto, sì, alle 18:30. Puntuali, Quindi appuntate esatto. e lo risalutiamo. Dicevi, dal lato palco? Sì, ho suonato nel 2018 in occasione della festa patronale qua a Reggio Calabria, che è molto sentita anche a livello regionale. Quindi, nonostante non sia un evento, cioè lo è nazionale, però giustamente conosciuto da pochi a livello nazionale. Però la soddisfazione in quel caso è stato che suonando sulle scalinate del Teatro Cilea, che erano state addobbate appositamente, perché era proprio uno dei concerti Sì. collaterali alla festa, lì si è fermata tutta la mia città ad ascoltarmi. E non me Bello. l'aspettavo. Non me Io non sono l'aspettavo mai stata proprio. purtroppo a Reggio Calabria, quindi non riesco a immaginare la scalinata, immagine. Però di sicuro sarà stata un'emozione grandissima. E colgo l'occasione per invitarvi allora sul mio canale Instagram a vedere le foto. Ah, perfetto, sì, allora le andrò a guardare. Ora mi messo curiosità. come dire, sto notando, vi ho fatto ricordare anche questa cosa, sto vedendo molti amici miei o comunque amici comuni con altri che non sono del sud, magari provengono dal nord, di solito rimangono stupiti, insomma, delle Immagino. bellezze panoramiche, soprattutto. Noi tre regine non ci rendiamo conto perché siamo abituati ormai. Lo so, lo so. È sempre così alla fine. Cioè, uno Sì, non si rende perché. conto della bellezza che ha intorno, cioè, anche paesaggi o. Sì, poi giustamente non aiuta molto
le notizie che giustamente che vengono sparse in giro quasi sempre corrispondono alla verità, purtroppo, però per quanto riguarda il punto di vista panoramico, Beh, ma quello non c'entra, nel senso, sì. la bellezza oggettiva del panorama o delle costruzioni, non... cioè io non è Sì. che pe non penso che possa essere bella, che non l'ho mai vista, quindi non ho idea proprio di come sia, però non metto in dubbio il fatto che possa essere una città bellissima come tante altre città d'Italia. Sì, infatti per contro tu sei piemontese, penso che sia una delle regioni più belle, più piene anche di città da visitare, ecco, da borghi soprattutto, no? Cosa? Dico, è piena di borghi anche il Piemonte, borghi Ah, da sì, visitare. borghi assolutamente, sì. Sì, qualcuno ha Piccole, avuto tipo la in Gila fortuna. c'è una Domodossola, tipo io abito a Domodossola ed è appunto un borgo, no? Quindi c'è il piccolo centro storico e forse sì, Piemonte credo sia ricco di borghi, anche se io, essendo che poi... sono sempre stata più vicina a Milano, un po' perché ho sempre studiato a Milano e adesso ci abito, ma poi in generale Domodossola rimane più vicina a Milano, quindi in realtà ho visto molto di più Milano che Torino, per dire. Quindi non mi sento così, cioè mi sento piemontese, ma non sono Più proprio... o meno metà e metà, Sì, dai. un po' di qua, un po' di là, un po' di qua. Forse anche un po' Svizzera, non so, Sì, un po' tutto qua, siamo in mezzo a tutto. Gianni ti fa i complimenti, li fa anche a me, lo Grazie ringrazio. mille. E vabbè, Anna Rita dice di nominare questo aneddoto che, come quasi tutti gli eventi a cui partecipo io, ce ne sono tanti. In realtà, forse però ho capito a quale si riferisce. Il semplice fatto che mentre stavo suonando appunto sulle scalinate, a un certo punto mentre suono, arriva un applauso di quelli scroscianti, però io non avevo ancora finito, no? Quindi ero rimasto anche contento. Vedendo i video dei miei amici, ho capito che un mio amico mi aveva salvato da un signore che magari in quel caso, poverino, purtroppo si era un po' ubriacato, ecco. Sì. E quindi aveva iniziato a cantare dietro di me, però io ho fatto finta di niente, e però questo mio amico è arrivato in tempo e l'ha spostato e tutti gli hanno fatto gli applausi. Ah, quindi tu hai pensato che fossero... Vabbè, l'importante è che in quel momento tu ti sia goduto l'applauso, poi dopo l'hai Sì. scoperto dopo, perché... Vabbè, da parte mia posso dire che mi è stato chiesto il bis alla fine di tutto il Ah, concerto, quindi anche quella è una allora le applausi soddisfazione. erano per te dopo. Vabbè, lì consiste anche, la mia soddisfazione consiste nel fatto che ovviamente non era la prima volta che suonavo in pubblico e non era la prima volta che suonavo qualche mia rielaborazione, però era la prima volta che non si trattava di 5 minuti, 10 minuti, ma di un'ora, un'ora e un quarto pure. Sì, E non mi era certo. mai successo. Mia sorella Antonella dice: non conosco Valentina, ma appena si potrà le consiglio vivamente di visitare la nostra bella Reggio, appunto, con il suo bel chilometro, sarebbe il lungomare, e Tanto. la sua storia che trasuda la bellezza della Magna Grecia. Quando Appunto. si potrà assolutamente, cioè quando si potrà girare, metterò Reggio Calabria Sì, tra le mie infatti. mete da visitare. Sì, intanto per noi Piemonte e Lombardia era già segnato le mete da Da visitare vedere. da sempre, da sempre. Quindi. Vuoi farci ascoltare qualche altra cosa? Beh, a me fa Sì. piacere. Un pezzo recitato o una canzone? Decidi tu. Vabbè, faccio una canzone, poi magari più tardi ti faccio sentire qualcosa di recitato. E a me va bene. Tolgo il microfono da ora. Ok. Un attimo che metto la base. Mi sforzai e provai a sentirmi sulla slitta, sulla slitta che va giù. Mi sforzai e provai a sentire vento e freddo su di me. E scavai più giù nel profondo del mio cuore, cercai cosa c'era là. Scavai più giù nel profondo del mio cuore, provai
parte si rivolge a me e mi chiede: "E tu, Morales, che cosa hai sentito?" E dissi: "Niente, non sento niente. Se senti niente, non puoi restare qua. Ma guarda gli altri, non sento niente. Sento soltanto che qualcosa qui non va." E poi mi sono detta: "Ehi, io soltanto la prima settimana, sarà questione di genetica. Non ci sono le slitte a San Juan." Mister Carp ordinò di sentirsi un camino, un Mercedes, un Coma. "Bene tu, bene là, non si fa così, Morales. Prova ancora, solo tu." E scavai più giù nel profondo del mio cuore, cercai cosa c'era là. E scavai più giù nel profondo del mio cuore e tentai di bruciare. E tutti niente, non sente niente. C'è chi rideva e Carp lo tollerò. Non è Morales, si chiama niente. Mi disperavo, non potevo far di più. E Carp continuava a dirmi: "Morales, penso tu debba trasferirti in un altro liceo, non sarai mai un'attrice, mai." Oh Gesù. E pregai: "Cara Santa Maria, un aiuto, dammi tu." E pregai: "Cara Santa Maria, per sentire, come si fa." E una voce su dal profondo del mio cuore salì tutta dentro a me. E una voce su dal profondo del mio cuore così parlò: "Quell'uomo è niente, quel corso è niente. Se vuoi qualcosa, vai presto via di là. Soltanto altrove sarai un'attrice. E vi assicuro che alla fine fu così." 6 mesi dopo Mister Carp morì. E scavando giù nel profondo singhiozzai: Bravissima. Grazie, sentiva meglio, forse la base questa era più alta. Sì, ma ti ripeto, a me la Sì, voce piace no. sentire. Infatti qui Questa era stai una canzone che ricevendo sentivo. applausi. Sì, no, ora ci devi Sì. spiegare perché penso che ci sia tutta una storia dietro. Esatto. Semplicemente Grazie mille, bravissima. davvero. Chapeau a Valentina. E Grazie. ulteriori applausi. Grazie mille. Questa è una canzone che si chiama Niente. La traduzione italiana di una canzone dal musical Chorus Line, non so se qualcuno che ci sta seguendo lo conosce. È un musical degli anni 70, di cui hanno fatto appunto fine degli anni 70, e racconta di questi ballerini che vengono presi in un'audizione, cioè insomma tra 100.000 persone vengono scelti questi 15 o 20 ballerini che stanno tutti appunto su questa line, da qui Chorus Line, e ognuno poi si deve raccontare al regista per convincerlo o meno di essere scelto, ovviamente al di là, cioè oltre poi alle qualità di ballerini. E Sì. quindi c'è questa ragazza di portoricana, mi pare, o Di? sì, portoricana mi pare, ma non ne sono Ah. certa, non mi ricordo benissimo. Comunque lei racconta di questa sua avventura con questo insegnante di recitazioni che la faceva sentire una nullità. Però poi lei andandosene, diciamo, ha capito che in realtà non era lei il problema, ma era i suoi metodi che non, cioè, che non erano adatti, non funzionavano. E quindi lei dice: "Tanto io non sentivo niente quando cercavo di fare le lezioni di recitazione con te, tanto quanto tu sei mancato, io non ho comunque sentito niente." Nel senso, quella cosa che tu ricercavi non la sentivo lo stesso.
Certo, poi magari questa canzone sentita nell'ambito della storia assume giustamente un significato ancora più Sì, certo, assume più. importante. Infatti sì. Sì, vabbè, però un po' tutte le canzoni che vengono estrapolate magari da uno Sì, spettacolo, sì. Questo assolutamente. no? Però si è notato un'ottima padronanza della voce che c'hai. Grazie. Nell'arrivare alle note acute, anche nel sostenerle, nel tenerle costanti. Grazie Non è mille. facile, non è per niente No, ci facile. vuole lo studio, piano piano. Se per te va bene, potresti anche proporci quella parte che volevi recitare, come vuoi tu. Va bene, allora farei una parte, farei una parte da un monologo che si intitola Il nostro destino felice, il nostro destino, punti di punti, felice, che è Felice. scritto, esatto, che è scritto, ha più, si capisce di più, e, che è stato scritto proprio da Cristina Rampini e che è nato come un monologo così da fare, diciamo, per studio, cioè lei me l'ha dato per studiarlo, ma poi è stato anche inserito nello spettacolo Ogni storia è la tua storia di cui vi parlavo prima. È un monologo che io amo molto, quindi vi faccio sentire un pezzettino perché durerebbe tipo 8 minuti, ma vi faccio sentire un paio di minuti. Sì, esatto, ho estrapolato un pezzettino. Un giorno, mi ricordo come fosse ieri, la mia mamma mi dice: oggi incontrerai il tuo papà. Avevo 5 anni e parto per Gorizia dove avrei dovuto incontrarti per la prima volta. Ti ho aspettato e aspettato e aspettato e aspettato e aspettato. Ma tu non sei arrivato. Perché, papà? Poi passavano le feste, le vacanze estive e tu non c'eri. Perché, papà? Poi un giorno avevo ben 14 anni. Torno da scuola e mia madre, come se niente fosse, mi dice: stasera andiamo a prendere papà che viene a casa. In me si scatena rabbia, terrore, odio, paura per quell'incontro. Un estraneo, un vero estraneo arriva a casa mia e da un momento all'altro mi si dice: devi chiamarlo papà. Mi porti tanti regali, alcuni anche molto costosi, ma io con forza ti urlo: il mio amore non si compra! Passano i giorni e la tua permanenza a casa nostra stranamente continua. Poi arriva il fatidico giorno. Scopri di essere ammalato. O forse lo sapevi già. Ecco il motivo del tuo ritorno. Ti trasferisci quasi definitivamente a casa nostra e mia madre ti cura con un amore senza limiti. Purtroppo la malattia vince su di te. E dopo solo un anno da quando avevi deciso che avevi una figlia, la morte ci divide. Forse era il destino che non ci voleva insieme. Forse non lo meritavamo, forse era ormai troppo tardi. Questo non lo saprò mai, ma so cosa tutto questo mi è costato. Ho sofferto, ho lottato contro tutto e tutti per essere anche io uguale. Sì, perché decidi solo dopo 15 anni che vuoi riconoscermi e quindi darmi anche il tuo cognome. Io non lo volevo. Non lo volevo perché sono sempre stata io senza quel nome che mi ricorda ogni giorno che non mi hai voluta. Ecco, ne ho fatto un Non piccolo volevo estratto. interrompere. No, no, no. Prima o poi sarebbe continuato, ma poi diventava lungo. No, perché mi avevi talmente preso, ero talmente concentrato che mi aspettavo il seguito senza problemi. Non volevo, pensavo di estendere troppo lunga, però il video posso lasciarlo nei commenti se qualcuno vuole vedere il seguito, c'è tutto lì. C'è anche l'inizio perché mancava un pezzo iniziale e il pezzo finale. ti invito caldamente a farlo, magari nel frattempo. Sì, guarda, Così appunto chi ci segue lo può trovare nei commenti. Ma avevi veramente gli occhi lucidi? E sì. ce l'hai tuttora, porca miseria. No, adesso va via. Oh, ma sei brava. Ti ringrazio. Quindi c'è il link forse del video YouTube. Sì, te lo sto cercando, aspetta. Vabbè, nel frattempo magari posso suonare qualcosa? Sì, assolutamente. Io allora metto muto.
E ti scrivo, ti metto in sovraimpressione il commento di mia sorella. Tolgo il muto per ringraziarla, grazie mille, sono molto felice. Te l'ho detto pure io, ero lì che stavo seguendo. Allora, guarda, io a saperlo sarei andata avanti, però non volevo invadere, visto che mi avevi detto, insomma, un paio di minuti, più o meno credo che il tempo fosse stato quello. Comunque, grazie veramente di questa tua interpretazione. Grazie a te. Vabbè, smorzo un po' suonando, intanto allargo lo schermo. Allora, suonerò un pezzo di Mina che mi piace tanto suonare e si intitola Ancora, ancora, ancora. Complimenti ancora, davvero. Grazie, grazie mille. Questa era una canzone appunto della grande Mina. Sì, canzone meravigliosa. Grazie, spero che l'abbiano riconosciuta anche chi ci sta ascoltando. Ovviamente è una canzone famosa, però arrangiare per chitarra non è mai una cosa facile, ecco, anche se a me piace tantissimo. Semplice. Sì. Però l'hai fatta benissimo, quindi credo che a te venga abbastanza facile. Ci provo, ecco, ci provo. Io ho lasciato il link intanto nei commenti. infatti, vedevo. Quindi quello è il link appunto del video di questa tua Prendiamo nota. Dopo interpretazione. lascio anche il link degli spettacoli di cui ti parlavo. Sì, per me hai carta bianca, puoi farlo, ecco, Ti nel ringrazio, allora li frattempo. lascio nei commenti. Allora, c'è il mio amico Gianni che ti fa i complimenti, me è sfuggito prima. Grazie.
E poi c'è Andrea che invece li fa a me, Andrea e Anna, vi saluto e li ringrazio. Meritatissimi, direi. Grazie mille. E niente, visto che saremmo in chiusura, se vuoi proporci qualche altra cosa, insomma, Se volete posso la recitare mesa è un libera. pezzetto comico, così finiamo con una risata magari. Perché no? Infatti, sì. Ce Va bene, grazie. Allora, lo ti parlo. presenti come cosa si Sì, tratta ve lo oppure presento, Zoom? scusate, hai ragione. Si intitola Normale amministrazione ed è un monologo che, magari qualcuno se lo ricorda, è stato fatto da Giulio Ottonello ad Amici, i primi anni di Amici da Giulio Ottonello. Ok. Devo solo prendere una cosa e arrivo. Allora, ecco qua, ho bisogno di un telefono. Pronto? Ciao Carla, come va? Tutto bene? Sì, anch'io tutto bene. Sì. Sì, ho fatto dallo psicologo. Sì, ma ho già fatto 24 sedute. Sì. No, no, no. Ma certo che Antonio deve avere l'esaurimento, no? Io esatto, ci vado per essere aiutata ad aiutarlo. Sì. Stasera dici? Stasera sì. No, 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 Carlo, stasera no, perché stasera faccio lo straordinario, capirai? Lo psicologo costa. I soldi non bastavano prima, figuriamoci adesso. Sì, Antonio ha deciso che si sarebbe sentito più realizzato con un altro figlio, e così. Sono incinta. Sì, abbiamo anche preso un cane. No, 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 ma nessuna vitaccia, cara, no. Normale amministrazione, esatto, normale amministrazione. Sì. Sì, vabbè, allora io mi alzo al mattino, porto il cane in ufficio, così intanto piscia, poi torno a casa e sveglio Antonio, così gli fanno compagnia. Poi vado a riprendere il bambino a scuola, torno in ufficio, faccio qualche speduccia e finalmente si riunisce l'allegra famigliuola. Ma certo che le ho perdonata quella sorella Antonio. Ma vuoi che una donna non metta in conto un paio di cornini senza importanza? Il matrimonio è gioia, cara. È gioia e dolore, sì. E guai a volersi tenere solo le gioie e fare le furbe, sì. Sì, ha fatto piacere anche a me. Ciao, Carla, un bacio. Ciao. Il matrimonio è gioia. Gioia. Ovviamente ho tolto il microfono, però ci sono state parti che stavo ridendo. Beh, questo era l'obiettivo. Sì, che proprio sembrava vera, ecco, non sembrava una recitazione così, ecco. Bene, questo è un bellissimo complimento perché insomma vuol dire che l'ho fatto con Infatti, naturalezza, no? È sì. l'obiettivo principale. Infatti il mio amico Grazie. Demetrio ci fa i complimenti entrambi, ecco, però Grazie mille. in questo caso sono rivolti a te. Ok, allora, visto che siamo in chiusura, appunto, se ti può far piacere, concludo suonando qualcosa io. Assolutamente, sì. E appunto, invitando chi ci sta seguendo a seguirci ulteriormente, magari facendo pubblicità ai nostri canali. Che dici tu? Sì? Ah, sì, Comincia. su Instagram mi trovate come trattino basso Vale Oli, che è un'abbreviazione di Valentina Oliva, che è il mio nome. Come invece mi trovate su Facebook, appunto, con il mio nome Valentina Oliva, ho la pagina, quindi vi invito a mettere mi piace alla pagina e a seguirmi su Instagram per non perdervi. Tra l'altro, appunto, nei prossimi giorni rifarò questa cosa delle stories per chiedere un pezzetto da recitare nelle stories, quindi vi invito a suggerirmi brani che avete in mente, tratti da film, serie TV. E poi mi trovate anche su YouTube, sempre con il mio nome, Valentina Oliva, dove trovate un archivio con tutti i monologhi e video che ho fatto. Ok, assolutamente vi invito perché sei così brava Grazie. non ve ne pentirete, insomma.
Per quanto mi riguarda, ho un nome poco diffuso, quindi non ho avuto problemi di trattini bassi, così così, Io invece sì. in qualunque canale abbia messo il mio nome, non ho Già avuto nessuno. problemi. Esatto, questo è il pro di avere un nome così. Quindi basta scrivere Francesco Amendolia, sia su Facebook, su Instagram, sia su YouTube, e mi trovate. Lì ci sono diversi video miei, delle mie esibizioni, appunto delle mie rielaborazioni, sia dal vivo sia a casa, e spero che appunto anche lì siano di vostro gradimento. Un po' come la pagina Facebook, appunto, da cui sto trasmettendo questa diretta, in poche parole. Ecco, io su YouTube non ti seguo, quindi dopo vado a iscrivermi al tuo canale. Grazie mille. Non so se sono tra i primissimi risultati, però di solito uso una foto dove c'ho per metà la chitarra e metà il Io mio per esempio ho viso. visto anche su Instagram. Esatto. E colgo l'occasione per ringraziare Valentina Oliva per aver accettato, insomma, questo invito. Ti ringrazio io per avermi invitata qui. Spero sia stata bene, insomma. Assolutamente, è stata una bellissima chiacchierata e poi è bello così interattiva con un po' di, cioè alternata a momenti musicali e artistici, quindi mi ha fatto molto piacere. Spero di aver fatto tutto come tu pensavi, ecco. Se sei stata tranquilla è andata come volevo io. Sì, io sono tranquillissimo. Ok, allora è andata come volevo io. Allora, per concludere, vi suonerò una delle mie ultime rielaborazioni, cioè si tratta del pezzo Viceversa di Francesco Gabbani. Adoro, va bene, aspetto. Quindi allargo lo schermo. L'audio, perdonami. Tranquilla, tranquilla. Mi ero pensavo di averlo fatto, adesso stavo andando per rimetterlo per farti i complimenti, ma era già a posto. Spero ti sia piaciuta. Sì, assolutamente. Già la canzone è bellissima, una secondo me delle più belle uscite da Sanremo di quest'anno. Sì. Questo era quindi era un assaggio, però appunto nei canali che vi ho detto prima ci sono tutte queste, sì, questi Esatto, io video questa l'avevo completi. già sentita sul tuo canale, sul tuo Instagram, mi pare. Eh beh, tanto di tutte e tre io stalkerò la gente, quindi. Ma è giusto, Quindi rinnovo i miei saluti e i miei ringraziamenti anche a tutti gli amici che ci hanno seguito, che ci no? hanno Grazie veramente scritto. a tutti coloro che ci hanno seguito. Una buona giornata a tutti e una buona giornata anche a te, Valentina. Buona giornata, Francesco, grazie a tutti, ciao. Ciao ciao.